could be us. So back to what I was saying. Could be us. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Pasquale Slab. In questo video riprendiamo la serie sulle valvole termoioniche e parliamo di due valvole che sono di fondamentale importanza perché hanno evoluto le caratteristiche del triodo e si impiegano spesso nei circuiti a radiofrequenza sia delle radio che anche dei trasmettitori, oltre che negli amplificatori audio. E in particolare parliamo del tetrodo e del pentodo. Però prima di addentrarci nel discorso, al solito ricordo per chi non l'avesse ancora fatto e gradisce questi contenuti di iscriversi al canale e anche attivare la campana delle notifiche, contrassegnando possibilmente tutte le notifiche, in modo che non perde nessun video che io pubblico la domenica alle ore 12. E quindi, detto questo, ora cominciamo e vediamo in linea generale come sono costituite queste valvole e come hanno migliorato gli aspetti negativi del triodo. E quindi cominciamo. E allora, gli argomenti di oggi partono dalle considerazioni sul triodo. In particolare andiamo a vedere alcuni difetti che ha questa valvola. Poi vedremo come ridurre le capacità parassite. Quindi andremo a parlare del tetrodo, sia come è fatto internamente e anche come si polarizza, e si vedranno anche le caratteristiche di uscita. Ma anche il tetrodo presenta degli inconvenienti e quindi si vedrà quali sono. E allora si passa al pentodo. Anche qui vediamo la composizione interna e anche come si polarizza e le caratteristiche di uscita. E quindi concludiamo con una variante del pentodo, cioè più che altro è un utilizzo un po' particolare, nel senso che il pentodo viene usato come triodo. In alcuni circuiti questa configurazione viene utilizzata. E allora, andando avanti, cominciamo con i difetti del triodo. Il triodo è una valvola che ha rivoluzionato il mondo dell'elettronica a valvole, perché l'inserimento dell'elettrodo griglia ha permesso di poter modulare la corrente che va dal catodo verso l'anodo. E però, nonostante questo elettrodo abbia aperto un mondo in tutti i circuiti che funzionano a valvole, e in questo caso sono state introdotte anche delle capacità parassite tra gli elettrodi. Infatti ci sono capacità tra anodo griglia, griglia e catodo e tra anodo e catodo. Però la capacità che dà particolarmente fastidio è quella tra griglia e placca o griglia e anodo. E ovviamente l'effetto di queste capacità parassite aumenta all'aumentare della frequenza di lavoro. E allora, come ridurre questa capacità? E intanto la capacità che c'è tra anodo e griglia provoca un effetto del ritorno del segnale di uscita in ingresso. Il segnale in uscita è amplificato e ritorna in ingresso e subisce un'ulteriore amplificazione, e a questo punto questo effetto pregiudica il funzionamento dello stadio del circuito come amplificatore. E infatti il triodo non si va a utilizzare nei circuiti di ricezione radio, al più il triodo lo si trova nella parte finale dove si ha
il segnale già separato dalla portante, si deve amplificare a livello audio per poi mandarlo in altoparlante, e lì sì, si può trovare anche un triodo, anche se effettivamente poi si vedrà che invece lì c'è un pentodo. Ma magari il triodo può servire da preamplificatore audio, ecco. E allora, per ridurre questa capacità tra griglia e anodo, in quel caso quello che è stato fatto è aggiungere ancora un'altra griglia. Questa si chiama griglia schermo e, a differenza della griglia controllo, questa si trova a un potenziale fisso ed è positivo rispetto al catodo, perché con i circuiti a valvola l'elettrodo di riferimento è il catodo, quindi le tensioni che si indicano sulla placca, sulla griglia, sono tutte riferite al catodo, che poi in qualche caso può essere effettivamente connesso a massa. E allora la tensione tra anodo e catodo o tra anodo e massa è uguale. Ma in altri casi il catodo non si trova al potenziale di massa, ma viene portato a massa tramite una resistenza. E allora in quel caso il potenziale è un po' più alto di quello di massa. Più che altro la differenza di potenziale fra catodo e massa non è zero, ma è diversa da zero. Comunque, andando avanti, quindi questa griglia viene inserita tra la placca e la griglia controllo e si trova a un potenziale fisso. E a questo punto si ha un altro tipo di valvola. Infatti, si arriva al tetrodo perché ora di elettrodi ne abbiamo 4. Ecco perché il nome tetrodo. Mentre il triodo ne ha tre. E infatti il quarto elettrodo è questa griglia schermo. E in questa diapositiva si vedono due tipi di triodo. Questo è il di tetrodo. Mi sono espresso male. E allora, per quanto riguarda quello nella parte a sinistra, è un normalissimo tetrodo, dove qua abbiamo il catodo, poi c'è la griglia controllo che ha delle spire molto fitte e poi c'è la griglia schermo con delle griglie più larghe. E invece per quanto riguarda la figura B, e qui invece la griglia schermo è fatta a due strati, c'è uno strato interno e uno strato un po' più esterno, addirittura accessibile anche da questo contatto che c'è in cima. Però questo tipo di tetrodo è molto antico e ormai è difficile trovarlo. È più facile trovare questo. Mentre qui a destra abbiamo il simbolo circuitale, e infatti qua vediamo la placca, qua vediamo il catodo, il filamento, ecco qua la griglia schermo. Questa invece è la griglia controllo. Quindi se noi per esempio abbiamo il tetrodo, non colleghiamo la griglia schermo, alla fine è come se lavoriamo con un triodo. Ovviamente non ha senso perché è stata introdotta questa griglia proprio per ridurre la capacità tra griglia e placca. E perché questa la riduce? Perché, visto che si trova a un potenziale positivo, questa aiuta a portare gli elettroni dal catodo verso l'anodo. Comunque, in quest'altra diapositiva, qua possiamo vedere come viene polarizzato. Quindi abbiamo la griglia controllo che è connessa al segnale da amplificare e ovviamente c'è anche la componente continua per polarizzarla. Il catodo qua è stato collegato a massa e infatti collegando a massa il catodo qua ci vuole una polarizzazione negativa. Mentre per quanto riguarda la griglia schermo va connessa a potenziale positivo e viene inserita anche questa capacità di filtro.
E poi il circuito di placca ha la sua resistenza di carico ed è connessa alla tensione di alimentazione. E la tensione che va applicata sull'elettrodo di griglia schermo è ovviamente una parte della tensione che va ad alimentare la placca di questa valvola. Il numero preciso dipende però dalla valvola utilizzata, quindi si guarda il datasheet e da lì si hanno le indicazioni su come polarizzare questa griglia. Ora, cosa succede? Che il catodo riscaldato dal filamento che qui non è stato disegnato emette elettroni. La griglia controllo non fa altro che modulare il quantitativo di elettroni che vanno verso la placca, quindi verso l'anodo. Però qui, essendoci quest'altro elettrodo che si trova a un potenziale positivo, ma più basso di quello della placca, in questo caso attira questi elettroni, quindi dà un aiuto, gli dà una spinta e li porta verso la placca. Però cosa succede? Che in questo caso questi elettroni, essendo accelerati perché vengono aiutati da questa griglia schermo, arrivano sulla placca e qualcuno può anche rimbalzare. Infatti, vedremo ora più avanti che il tetrodo ha ancora qualche problema, sebbene abbia migliorato di molto l'inconveniente del triodo. Infatti, la capacità tra griglia controllo e anodo è diminuita di molto. Ma se guardiamo le caratteristiche di uscita, abbiamo un andamento che è un po' singolare. Infatti, abbiamo una prima regione che ha questo tipo di andamento e in questa parte la corrente che scorre sulla griglia schermo non è nulla o comunque bassa e ha un suo valore e questa è una parte che per l'amplificazione dei segnali non va bene anche perché questa è una zona cosiddetta a resistenza negativa e quindi in questo caso si ha un comportamento che è l'opposto di quello che direbbe la legge di Ohm, cioè più aumenta la tensione dell'anodo e quindi più dovrebbe aumentare la corrente e invece qua diminuisce ed ecco perché viene chiamata zona resistenza negativa. Quando invece la tensione anodica ha superato la tensione della griglia schermo, allora ecco che abbiamo le caratteristiche di uscita che sono molto simili anche ai componenti a stato solido. Ovviamente non sono uguali perché il componente è totalmente diverso dai transistor, però diciamo che queste caratteristiche un pochino ci somigliano. E infatti, come si vede, questa corrente poi a mano diminuisce fino a portarsi a valori molto bassi che possono essere pure trascurabili. Ovviamente una minima corrente c'è, però qui è molto bassa e qua tranquillamente il tetrodo si può utilizzare per l'amplificazione dei segnali, si può usare anche ad alta frequenza. E inoltre con questo accorgimento si ha un coefficiente di amplificazione che è molto molto elevato. Parliamo di alcune centinaia. E ora andiamo avanti. E come già stavo accennando, anche il tetrodo però ha problemi. Perché va bene che è stato aggiunto questo elettrodo e quindi la capacità parassita è stata diminuita di molto. Però proprio perché questa griglia è polarizzata positivamente, quindi contribuisce a accelerare questi elettroni verso la placca. Succede che alcuni hanno una certa energia, arrivano alla placca e tornano indietro.
Tornare indietro e allora in quel caso si ha la cosiddetta emissione secondaria, cioè è come se la griglia schermo diventasse la placca. E allora in questo caso non va bene perché si ha una variazione nella amplificazione. E allora come si può fare per risolvere questo problema? Giustamente siamo arrivati a 4 elettrodi, facciamo 5, ne mettiamo ancora un altro. Quindi si aggiunge un'altra griglia e questa viene chiamata griglia soppressore. E questa griglia invece viene connessa al catodo. E allora, andando avanti, arriviamo al pentodo. Perché ora abbiamo 5 elettrodi. Ecco qua possiamo vedere schematizzata la struttura interna di un pentodo. Quindi abbiamo il catodo, questo cilindretto, dentro questo cilindretto ci va il filamento, poi abbiamo la prima griglia che è la griglia controllo, quella che ha le spire più fitte, poi attorno a questa c'è la griglia schermo. E poi la griglia soppressore. Ora, se osserviamo questi elettrodi, la griglia controllo, come visto anche nel tetrodo, ha delle spire che sono piuttosto vicine tra loro, mentre la griglia schermo e la griglia soppressore hanno delle spire che sono molto più larghe. Infatti, la griglia schermo ha delle spire un po' più larghe della griglia controllo e la griglia soppressore ha delle spire ancora più larghe rispetto alla griglia schermo. E poi attorno abbiamo la placca, cioè l'anodo. E questo che c'è al centro è invece il simbolo circuitale. Qui si vede chiaro che abbiamo la placca, questa è il nuovo elettrodo, la griglia soppressore che qui è connesso internamente al catodo. E poi c'è la griglia schermo e la griglia controllo. E questo che c'è a destra è un pentodo molto comune negli amplificatori audio, infatti è una valvola L34 che si trova spesso proprio negli amplificatori audio. E questa è un pentodo praticamente. E in questo modo si è risolto il problema dell'emissione secondaria. Perché, visto che questo elettrodo è connesso al catodo, quando arrivano gli elettroni, ora incontrano questo elettrodo qua che si trova al potenziale del catodo. E in teoria uno potrebbe dire, però qui allora questi vengono respinti. Però in questo caso, siccome la griglia è una spirale, gli elettroni riescono a passare in un certo quantitativo e arrivano alla placca. L'unica cosa che però quelli che hanno più energia in questo caso vengono frenati da questa griglia qua, perché visto che ha il potenziale del catodo quindi negativo, cariche dello stesso segno si oppongono, si respingono e quindi questi elettroni devono andare per forza alla placca. Ed ecco che così si è risolta la questione. Infatti, il pentodo alla fine è il miglioramento del tetrodo. E proprio per questo motivo, è più facile trovare un pentodo che non un tetrodo, ma ci sono dei circuiti che utilizzano pure dei tetrodi. E qui vediamo la polarizzazione. Infatti abbiamo la griglia schermo sempre al potenziale positivo, più basso però di quello che alimenta la placca, l'anodo. E la griglia soppressore in questo caso è connessa esternamente. Infatti ci sono alcuni pentodi che hanno la griglia di soppressore disponibile sul pin e si può fare il collegamento esterno, oppure ce ne sono altri che hanno il collegamento interno e manca quel piedino. E comunque questo dipende dal tipo di valvola. E come al solito qui abbiamo la polarizzazione sulla griglia controllo,
Fin qua è quello che si è visto col tetrodo, quindi la griglia schermo ha un potenziale positivo inferiore a quello che alimenta l'anodo o placca, e la griglia soppressore è connessa direttamente al catodo, che qua, come al solito, è connesso poi a massa. E qui a destra vediamo le caratteristiche di uscita, e già queste caratteristiche sono quasi identiche a quelle di un dispositivo a stato solido, transistor, MOSFET ovviamente, qui il funzionamento è un tantino diverso, ma l'andamento è quello. Infatti, qua vediamo che c'è questa parte piuttosto ripida e poi qua vediamo che la corrente anodica è più o meno indipendente dalla tensione anodica. Dico più o meno perché se ci facciamo caso le caratteristiche qui non sono piatte ma sono un tantino inclinate, però la variazione è minima e quindi qua tranquillamente si può usare il componente come amplificatore o di alta frequenza o anche amplificatore audio. E ovviamente abbiamo sulle ascisse la tensione di placca, sulle ordinate la corrente di placca espressa in milliampere, mentre la tensione è espressa in volt, e poi abbiamo questa famiglia di caratteristiche che sono state ricavate per tensioni di griglia che partono da meno 5 volt e arrivano a 0 volt. Se paragoniamo queste con le caratteristiche di uscita del triodo, vediamo che sono totalmente differenti. Abbiamo ottenuto un andamento che, come dicevo, è molto simile a quello dei transistor. E quindi andando avanti, e se volessimo usare il pentodo come un triodo? Si può fare, non c'è nessun problema. In questo caso possiamo connettere le due griglie, quella schermo e la griglia soppressore alla placca e allora a questo punto abbiamo un triodo perché visto che queste griglie sono allo stesso potenziale della placca, l'unico elettrodo che controlla la quantità di corrente che va verso la placca è la griglia controllo e nient'altro. E mentre un altro metodo per fare questo è colleghiamo la griglia schermo alla placca direttamente e la griglia soppressore la portiamo al catodo. E anche in questo modo otteniamo un triodo. Però in questa maniera abbiamo perso tutte le migliorie e le caratteristiche del pentodo, cioè ora abbiamo a che fare con un triodo, quindi ora entrano in gioco da capo le capacità parasite, eccetera. Ovviamente anche col pentodo poi ci sarà pure un valore tale da far entrare in gioco le capacità parassite e cominciano a dare fastidio, però il limite è molto più alto e col triodo invece questa cosa è molto più accentuata. E quindi ecco perché si è arrivati al tetrodo e al pentodo. Però nulla vieta in alcuni casi di far lavorare un pentodo come un triodo, perché ci sono determinate situazioni dove questo collegamento può essere utile. E arrivati a questo punto, un piccolo cenno anche alle valvole cosiddette a fascio elettronico. E questo si trova spesso sulle valvole tetrodo. Infatti ci sono alcuni tetrodi detti tetrodi a fascio. In questo caso ci sono delle placche diciamo di deflessione, servono per guidare meglio gli elettroni verso l'anodo, verso la placca principale. E questo è un metodo per ottenere quindi gli elettroni ben ordinati che vanno sulla placca anziché di essere un po' di muoversi in maniera casuale. Però, per esempio, un altro metodo è quello
di utilizzare la griglia soppressore e connetterla al catodo. E quindi alla fine il pentodo è come se fosse il tetrodo a fascio. Infatti, per esempio, c'è una valvola che è molto usata nel campo audio, la KT88, che spesso l'ho trovata come tetrodo a fascio oppure pentodo, perché questa alla fine ha 5 elettrodi, però la griglia soppressore è connessa al catodo e quindi in questo caso gli elettroni sono più convogliati e guidati verso la placca e quindi si ha questa caratteristica. Comunque, questo era solo un breve cenno per completare la carrellata. E quindi, arrivati a questo punto, sono state trattate tutte le valvole principali. Ovviamente, poi ci sono anche valvole che hanno altri elettrodi, infatti c'è anche l'esodo, l'eptodo o l'ottodo. Sono valvole particolari che si trovano molto raramente, quindi ecco perché non vado a trattarle. Mentre fino al pentodo sono valvole di uso comune e che si trovano dappertutto. E quindi ora che si è fatta la panoramica sulle valvole, prossimamente si andranno a vedere dei circuiti che le utilizzano e si vedranno in pratica, quindi si fa l'analisi dello schema elettrico e poi si fa anche qualche prova per vedere come si comportano ed eventualmente come si possono riparare dove possibile. Però tutto questo nei prossimi video, quindi se siete interessati vi consiglio di seguire i prossimi video e se questo vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like, di condividerlo, anche di commentarlo e ci rivediamo al prossimo video.